Ciao amici, la pancetta è un'ossessione, ora poi che si avvicina l'estate si vede ancora di più, ma c'è una novità, una scienziata italiana, Cristina Renni, ha fatto una scoperta sulla pancetta. Ha riscontrato con prove scientifiche alla mano che il grasso che si accumula sull'addome è causato da come la flora batterica intestinale reagisce al cibo che mangiamo. Fammi capire meglio che questo mi interessa. Capisco, interessa sempre più persone, non solo noi donne, la pancetta è un'epidemia nazionale e per risolvere una volta per tutte bisogna prima capire il fenomeno dal punto di vista scientifico. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Questa ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature Genetics e riguarda le sostanze chimiche prodotte dai batteri dell'intestino. La ricerca ha trovato un collegamento tra le sostanze prodotte dai batteri intestinali per degradare il cibo che mangiamo e l'accumulo di grasso nella pancia. In poche parole, sono i batteri intestinali che regolano l'accumulo di grasso nella pancia. Ma cosa ci posso fare io se i miei batteri mi fanno venire la pancetta? È qui la buona notizia. L'attività dei nostri batteri non è solo una dotazione genetica, ma dipende da fattori modificabili, primo tra tutti la dieta. Quindi, quando mangiamo, non dobbiamo solo placare la fame e riempire lo stomaco. Se vogliamo ridurre la pancetta, pensiamo anche a dare da mangiare ai nostri batteri intestinali nel modo giusto, così degradano bene il cibo e non creano sostanze che alimentano le cellule di grasso nella pancia. Gli alimenti che nutrono la flora batterica intestinale e la fanno funzionare bene si chiamano prebiotici e agiscono grazie al loro contenuto di inulina e fibre amiche dei batteri. Ecco 7 alimenti prebiotici che nutrono la nostra flora batterica e ci salvano dal grasso addominale. 1. Radice di cicoria è molto ricca di inulina, migliora la digestione, è un aiuto per fegato e bile, si assume in forma di caffè e ha il vantaggio di non contenere caffeina. 2. Banana contiene una buona dose di inulina e di fibre che aiutano lo sviluppo dei batteri sani dell'intestino, contrasta la pancia gonfia, è ottima come snack sano tra un pasto e l'altro. 3. Mela è ricca di pectina, un'altra sostanza prebiotica che contrasta lo sviluppo dei batteri nocivi, contiene anche polifenoli che insieme alla pectina migliorano la digestione e il metabolismo dei grassi. 4. Aglio, cipolla e porro contengono inulina e frutto oligosaccaridi, favoriscono la scissione dei grassi, sono antiossidanti, antimicrobici e antibiotici naturali per un ambiente intestinale sano. 5. Asparagi sono ricchissimi di inulina, hanno proprietà antiossidanti e nutrono la flora batterica sana, sono anche diuretici e disinfiammanti, nemici del gonfiore intestinale. Per conoscere come stare meglio mangiando sano è facile. Iscriviti al canale con un click e cerca nelle playlist i tuoi argomenti preferiti sullo stile di vita sano. 6. Semi di lino, ricchi di fibre prebiotiche, sono utili per nutrire la flora batterica intestinale, regolarizzano l'intestino e aiutano a regolare i livelli di zuccheri nel sangue. 7. Crusca d'avena e di frumento, sono un'ottima fonte di prebiotici grazie alle quantità di beta-glucani utili alla crescita dei batteri sani. Inoltre, la crusca dà un senso di sazietà, aiuta la regolarità dell'intestino e regola gli zuccheri nel sangue. Ogni giorno nella nostra alimentazione cerchiamo di inserire uno di questi alimenti per rafforzare i batteri buoni ed eliminare una delle cause della pancia gonfia.